19 ottobre del 1953, era lunedì. Sono passati 70 anni dall'apertura dell'edicola di Piazza San Jacopo nel cuore del centro storico di Arezzo, una storia lunga decenni che adesso potrà proseguire grazie al patron del gruppo Prada, Patrizio Bertelli. Questa è la prima edicola, in piedi, neanche seduti se si stava, la seggiola era qui dietro. A portare avanti l'edicola per decenni con amore ed dedizione Piero Scartoni. Ho perso la famiglia per stare all'edicola. Sono sotto processo, un cazzo. Cosa le ha dato però queste edicole ai suoi clienti? Sì, sai, lo faccio con passione, perché no, non sarebbero tant'anni che sto qui. Un amore quello per il suo lavoro che ha attraversato molti cambiamenti, non ultimo l'avvento del digitale. La carta a profumo, toccarla, è già un godimento, non sanno cosa perdono a non leggere un quotidiano. Negli anni il chiosco è così diventato un autentico punto di riferimento cittadino, un luogo di ritrovo e scambio di opinioni. Ero sempre al top. Tutte le mattine vengo a prendere il giornale. Alla soglia dei 90 anni Piero Scartoni ha però sentito di dover mollare, ma prima di cedere l'attività ha espresso il desiderio che la sua edicola non sparisse. A tendergli la mano Patrizio Bertelli, che con ulteriore gesto di attenzione per la città che 77 anni fa gli ha dato i natali, ha salvato un altro luogo iconico che rischiava di andare perduto. Perché leggere qualche cosa nel computer non è la stessa sensazione di leggere la carta, sporcandosi anche le mani.